Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Ho appena finito una delle più belle passeggiate che potrai mai fare a Bangkok e nello specifico ti ho portato nel quartiere di Talat Noi, uno dei quartieri più antichi di Bangkok, che si trova appunto nella parte vecchia della città. Ho fatto questo giro a piedi perché volevo che ti rendessi conto coi tuoi occhi di quello che puoi fare di alternativa a Bangkok se magari non hai voglia di fare nessun tour. O se magari sei in hotel e non hai la minima idea di quello che puoi fare. In questo video vedrai alcuni dei vicoli tipici della città antica. Vedrai qualche caffè, vedrai un bel rooftop, vedrai qualche tempio antico cinese e vedrai cosa vuol dire camminare in uno dei quartieri più iconici e rivalutati della città di Bangkok. Guarda questo video fino alla fine perché sono sicuro che potrai prendere degli spunti veramente interessanti. Mentre mi dirigo verso la prima tappa del percorso, ti voglio anche dare qualche cenno su Talat Noi, che come ti ho già detto è uno dei miei posti preferiti per camminare, perché penso che rappresenti la Bangkok vera, la Bangkok autentica, quella che sicuramente non puoi vedere nel centro moderno di Bangkok. E mentre vado verso la prima tappa ti do qualche info giusto per farti capire che cosa vuol dire camminare da queste parti e anche per magari per darti un pochino più il senso di quello che poi magari replicherai anche una volta arrivato sul posto. Talat Noi assieme al quartiere di Songwat compongono l'area di Chinatown. La camminata che sto facendo oggi è nella parte sud di Chinatown e poi c'è la parte quella un po' più a nord che sarebbe tutta la via della Yawarat, che sicuramente avrai già visto magari in qualche video, magari dei food blogger o le foto instagrammabili, quelle dove si va la sera in Chinatown a mangiare lo street food. La parte di Talat Noi ha origine a circa fine del 1800, quando prima con il re Thaksin, poi con la dinastia dei Rama, a partire da Rama 1 fino ad arrivare a Rama 9, quest'area si è sviluppata grazie ai commercianti cinesi che se non sbaglio erano i Teocheo, mi auguro di averlo detto giusto, e il re si avvalse dell'aiuto di questi commercianti per dare più sfarzo, più sviluppo sia al regno che alla capitale di Bangkok. Per circa due secoli Talat Noi è stata il centro del commercio marittimo, poi a seguito del suo declino è diventata invece il centro dei cambi di automobili. Non so perché, non so cosa successe, ma questo te lo dico perché sicuramente quando camminerai noterai che in molte vie ci sono delle officine meccaniche, alcune brutte, alcune sporche, ma proprio tipiche e autentiche del posto. Ecco, la prima tappa ti voglio far vedere c'è la chiesa del Rosario, una chiesa portoghese della fine del 1700, costruita in stile gotico. Ti faccio notare subito questa chiesa per darti la sensazione di quanto Bangkok sia una città cosmopolita. Soprattutto qua nel centro antico, nel centro storico, troverai sia chiese cattoliche, poche però ci sono, troverai moschee, tempi ovviamente buddisti per la maggior parte e anche tempi cinesi. Dopo la chiesa del Rosario, ovviamente proseguendo dritto direzione nord verso Chinatown, noterai un edificio bianco e giallo in stile neoclassico che è la sede della Siam Commercial Bank, una delle più grandi banche thailandesi. Però fatta questa premessa, il percorso vero e proprio inizia con la Talat Noi Street Art e adesso ti faccio vedere che cos'è. Praticamente prosegui dritto, costeggi il fiume e una volta arrivato troverai il cartello che indica Trok San Chao Rong Kuok, sotto nomina Sapanta Wong. Qui dentro inizia questa via bellissima fatta di murales, appunto murales bellissimi, e anche di fotografie, credo che siano anche di fotografi molto importanti, ma sinceramente non li conosco e me ne scuso con gli artisti per non nominarli perché sicuramente meriterebbero. Circa in fondo a questa via c'è un coffee shop, che non sono i coffee shop di Amsterdam, anche se è legale vendere la marijuana a Bangkok. C'è un coffee shop che si chiama The Roaster e a vederlo da fuori non sembrerebbe neanche, devi proprio conoscerlo, è un ex rimessa di parti di ricambio per automobili. Infatti confonde anche un po', perché se ci passi e non lo sai magari non c'entri neanche. Arrivato a Mother Roaster, adesso entro e ti faccio vedere. Praticamente appena entri sulla sinistra ci sono le scale e vai al caffè. Ok, ho preso un espresso, 80 baht, me l'ha fatto anche scegliere,
non era niente male, un caffè locale, credo che fosse di Chiang Mai, forse Chiang Rai. E adesso ti dico anche com'è, visto che per un italiano il caffè è fondamentale, mi sacrifico e nel caso non fosse buono te lo dirò, altrimenti ti dirò di venire. Il posto dentro è veramente carino, è proprio una casa antica, dà proprio la sensazione di antico, fatta tutta in legno, arredamento mezzo contemporaneo, mezzo antico, robe usate, sgabelli di plastica, come essere dentro un caffè moderno però con lo stile coloniale. Oh, passiamo alla prova caffè, vediamo un po' com'è. Non hanno fatto ristretto come l'avevo chiesto, però il sapore è buono, bello amaro e poco acquoso. Ok, caffè preso, usciamo e ti porto la seconda tappa. Mazza, senti che caldo che fa. Adesso ti porto subito dopo il Mother Roast, proprio accanto, 5 metri più avanti, c'è il tempio cinese che non mi ricordo il nome. Vediamo un po' se c'è scritto da qualche parte. Il tempio cinese della fortuna, ma il nome non me lo ricordo proprio. C'è pure una signora che non so chi sia, mi sa che è l'abitante di questa casa forse, dell'abitazione che c'è dietro. Ho venuto in mente come si chiama il santuario di Rongkuak, primo imperatore della dinastia cinese degli Han. Il colore predominante è il rosso e poi ci sono luci, candele, lanterne, sembra proprio di essere in Cina. E luoghi come questo, se per caso capiti durante il capodanno cinese, che a febbraio, li vedrai assaliti appunto da cinesi che vengono a festeggiare appunto la loro festività. Ecco, altra cosa che non potrei non notare di Bangkok è la fusione del moderno con l'antico, quindi è capace che da una parte vedrai magari edifici come questo, vecchi, magari non tenuti neanche tanto bene, e poi subito vicino dalla parte opposta magari trovi grattacieli come, non so, il Millennium Hilton lì di fronte, oppure come questo grattacielo privato che funge da residence. Adesso proseguiamo e vediamo un po' cosa c'è. Allora, se la memoria non mi inganna, visto che questo percorso l'ho fatto un po' di tempo fa, dopo il santuario cinese dovrebbe esserci la Ban Rimnam, eccola qua, che non so se è aperta, ecco, figurati, sorry closed. No, c'è scritto closed, ma in realtà qui c'è un'entrata e mi sa che è proprio questo. Ecco, Ban Rimnam è il tipico posto di riadattamento, di rivalorizzazione del territorio. Era un ex deposito, non so usato da chi, ovviamente usato per gli scambi di commercio, e adesso ne è venuto fuori un bel bar ristorante sul fiume. Ecco, già che ci sono mi rilasso anche un attimo, mi metto in prima linea e vediamo se c'hanno qualcosa di fresco da bere. Sawa di kra, kenaeva, coconut, fresh coconut. Adesso mi tolgo le scarpe e mi vado a sedere arrivo al fiume e mi bevo un bel cocco fresco che c'ho una sete. Guarda che bel posto, cuscini, ombra, palme, autenticità antica con il moderno davanti. Allora, il cocco ve l'ho portato, è un po' caro rispetto a quello che lo paga al solito. Di solito lo pago 40 baht sotto casa, più o meno siamo in circa un euro. L'ho pagato 150, 4 volte tanto. Cosa posso fare? Non posso mica fare il taccagno in un posto del genere. Ovviamente ne prenderò uno, farò ancora magari qualche ripresa e poi continuerò il giro. C'è anche la possibilità di farsi un massaggio, ma quanto è bello questo posto. Il posto è molto rilassante e sinceramente starei qui un'altra oretta. Mi berrei una birra, forse anche due, e poi mi farei un massaggio e poi forse mangerei anche qualcosa. Solo che voglio continuare il percorso, voglio farti vedere cos'altro c'è da vedere lungo il percorso e molto probabilmente magari una delle cose che non mi farebbe mangiare qua, dato il costo del cocco, sarebbe lo spendere magari per il mangiare. Non che magari in vacanza non lo farei, vivendoci qui lo vedo anche da un altro punto di vista. Thank you, bye. Adesso proseguiamo, ci dovrebbe essere la So Eng Thai Mansion, che è un'antica casa, un'antica villa di famiglia cinese, sempre quei famosi commercianti cinesi di cui ti parlavo prima, che erano legati particolarmente alla dinastia dei Rama, in particolar modo Rama III. Non so che tipo di legami avessero, sicuramente avranno aiutato il re a fare degli scambi commerciali abbastanza importanti. Ed eccola proprio qua, che da fuori sembra un tempio, ma in realtà è una casa. E adesso la famiglia, per ripagarsi le spese di gestione della casa, ci ha fatto un centro prove di scuba diving. E so che poi, dopo questo nel 2004, e dopo che ci hanno fatto questo centro scuba diving, ci hanno anche messo un allevamento di beagle. Circa 200 anni fa, vivere in una villa del genere, fosse un po' paragonabile come adesso, vivere in una penthouse, magari sulle colline di Miami. Classico stile cinese, giardino con piscina, tutta la parte padronale all'esterno con le stanze. Andiamo un po' sopra a vedere com'è. How much is the entrance?
Allora, se entrate e non volete consumare, entrate ai 50 baht, così aiutate la famiglia a sostenere le spese, altrimenti vi potrete prendere un caffè o qualcosa da bere. Se salite, ovviamente vi dovete togliere le scarpe. C'è anche scritto take off the shoes. La prima volta che visito un posto del genere sembra proprio di essere catapultati indietro di 200 anni. Una piscina del genere in una casa così antica. Facciamo tutto il giro della casa. Peccato che le stanze siano chiuse, volevo vedere anche dentro com'erano. Sinceramente, se ci facessero un hotel, io una notte qui dentro la farei anche. Ma immagino che siano forse più le spese di gestione che magari quello che entrerebbe dall'affitto delle stanze. Ok, anche questa l'abbiamo vista, proseguiamo il giro. Non mi ricordo bene cosa c'è dopo di qui, ma andiamo in avanti scoperta. Ah, va che bello quest'albero secolare. Eccola qui la famosa 500 che vedo sempre sulle foto di Instagram. Vedi, cambiano i tempi e cambiano i commerci. Siamo partiti dal commercio navale con i commercianti cinesi, poi quel commercio si è trasformato in parti di ricambi di automobili e adesso ci sono i caffè. Questo è un altro degli ennesimi caffè che troverai lungo il percorso. Ovviamente io ho provato il primo che ho visto perché lo volevo provare, però magari la prossima volta proverò anche questo. Proseguiamo, vado un po' più avanti, voglio andare a vedere il River Bar, che ancora non l'ho mai visto da dentro. Si trova dentro la River Guest House, ovviamente, ed è all'ultimo piano. Quindi una volta uscito dalla Soentai Mansion devi andare dritto, sinistra e destra. Ti puoi anche perdere tra vicoletti, ma tanto è tutto qua, è tutto compresso, quindi c'è poco da perdersi. Is possible to go to the bar? Yeah, sure. Order 8th floor. Thank you. Eccoci qua, ottavo piano, prendiamo un ascensore. Pensate, a 10 anni che vivo a Bangkok e non ero mai venuto in questo posto. Bangkok è incredibile. Nasconde delle perle che non ti aspetteresti mai. Adesso in posizione in prima fila, ordino qualcosa da mangiare e mi godo questo bellissimo panorama. Allora, da mangiare ho ordinato una Caesar salad perché volevo stare leggero, siccome fa molto caldo. Invece da bere, per recuperare un po' i classici minerali, ho provato un IPA, una birra nuova, mai provata prima, un IPA di Chiangmai. Ovviamente l'ho chiesto, ma questa è una birra bionda, lei? Sì, bionda. Buona, molto meglio di quelle schifezze della Singa o della Chang. Non me ne vogliono gli affezionati di Thailandia, ma le birre local non sono molto buone. Buon appetito e salute. Questa parte del fiume è veramente affascinante. C'è lì in fondo il ponte di Sapantaksin con la BTS, con lo skytrain che collega Thonburi, la parte vecchia, con il centro moderno. Lo Sheraton Orchid, lo Shangri-La, il Lebua e dalla parte opposta c'è il Peninsula, il Millennium Hilton e l'Icon Siam. Questo punto in particolare è veramente figo perché è praticamente a metà dove il fiume fa la curva e dove poi prosegue fino ad arrivare all'altezza del Valpo al Palazzo Reale. A prescindere che ripeterai o no questo video, che lo replicherai magari questa camminata o meno, ti consiglio di venire in questo posto. Magari vai giù in descrizione perché ti lascio la location e così potrai vedere dove si trova. Arrivato il conto, ho speso 429 baht. È leggermente caro per aver preso soltanto una birra e un'insalata, però sei in un posto bello, con una visuale fantastica, ovviamente turistico, perché per quanto puro autentico possa essere questa parte della città, però il turismo è arrivato anche qua e quindi nel complesso 429 baht ci possono anche stare. Io da questa bellissima location ti saluto, ti mando un abbraccio, fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi di questo video e come sempre, se ti andrà, ci vediamo al prossimo. Ciao.